Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo nel cuore del centro storico Fanese, presso la prestigiosa sede della Fondazione Carifano, per un convegno organizzato da Confartigianato sul tema del credito per permettere alle micro e mini imprese di crescere. Andremo a conoscere i protagonisti di questo convegno, che si inserisce nelle attività del congresso per la 16ª edizione del congresso di Confartigianato. Questa è la sesta campagna di ascolto sul territorio per Confartigianato, impresa Ancona Pesarobino, e abbiamo voluto affrontare un tema caro alle micro e piccole imprese, che è quello del credito. Noi crediamo che rispetto a questa situazione così complessa dobbiamo essere vicini alle imprese, dobbiamo cercare sinergie con gli istituti bancari che devono investire su questo territorio, perché noi abbiamo a cuore il territorio, le nostre imprese. I nostri imprenditori hanno affrontato in questi anni una difficoltà incredibile con la pandemia. Siamo fortemente preoccupati per quello che sta avvenendo in Ucraina, con il coinvolgimento delle popolazioni che si va a sommare alla tenuta delle micro e piccole imprese. Quindi un'associazione come Confartigianato, che rappresenta più di 10.000 imprenditori nella provincia di Ancona e Pesarobino, ha la necessità e il dovere di creare opportunità per i nostri imprenditori, e il sistema bancario ci deve aiutare in tal senso investendo su questo territorio. Ci troviamo in un'epoca in cui i cambiamenti sono molto veloci, quindi il PNRR è un'opportunità se questi soldi che vengono investiti sul territorio vengono investiti bene. E noi dobbiamo lavorare affinché anche le micro e piccole imprese possano intercettare questa opportunità. Ci giochiamo il futuro di questo paese, questo territorio, questa regione ha necessità di colmare i gap infrastrutturali, delle strutture materiali e immateriali per permettere alle nostre imprese di competere. La regione sta lavorando bene e in maniera determinata per cercare di affrontare questi gap, e il nostro contributo è quello di essere propositivi, cercando di creare opportunità senza la presunzione che siano la soluzione, ma proponendo delle ipotesi di soluzione per aiutare le nostre imprese. Il credito è un'opportunità, ma è anche una necessità. Le imprese vengono da un momento di pandemia molto difficile, ne escono un po' stanche, stressate, e sicuramente non si aspettavano un contesto di guerra. Quindi mercati molto difficili, inflazione in rialzo, tassi in rialzo, costo delle materie prime e dell'energia in rialzo. Con questo scenario è difficile potersi presentare al sistema finanziario e chiedere credito. Ecco, il Confidi penso oggi serva ancora di più. Noi ci avviamo ad un momento nel quale il credito verrà contingentato. Terminano una serie di interventi europei che consentivano un'inondazione di liquidità al sistema finanziario. Questa liquidità verrà progressivamente meno. Quindi il tema che si porrà sarà di una selezione nel credito. Dovremo aiutare le imprese, assisterle per avere credito, perché non penso che la liquidità sarà abbondante. Vogliamo essere positivi, il PNRR dovrebbe darci l'opportunità di affiancare le aziende, e noi come Credit Agricole ci vogliamo giocare questa partita. Stiamo mettendo in campo forze importanti, poi siamo qui nelle Marche, che per noi è diventato un territorio rilevante in termini proprio di sviluppo, e siamo arrivati con l'acquisizione di Creval, quindi l'ex Carifano. E oggi possiamo dire di giocarci una partita importante anche questa. I numeri di aperture e di chiusure e le difficoltà, parlando del comparto marchigiano, legate alla crisi in Russia e a tutto il comparto della calzatura, che cosa vi dicono? Ma in questo momento siamo un po' alla finestra. Poi noi, devo dire, da quel punto di vista, in un determinato territorio Marche siamo poco presenti, però
settore attenzionato, cerchiamo di capire anche come poter aiutare queste aziende, che poi in questo momento non bisogna aiutare, non bisogna ritrarsi. Questa è un po' la situazione. Il tema di questa sera è come dare opportunità a queste imprese di crescere e di avere una sostenibilità competitiva, appunto sostenibile nel tempo. Quindi c'è un mondo che sta cambiando, non sta cambiando solo come modo di dire, sta cambiando veramente in maniera molto radicale. Il mondo del credito, il tema del credito che vogliamo toccare stasera, è uno dei punti deboli di questo tessuto imprenditoriale, appunto il fatto di microimprese e artigianato, e noi questa sera vogliamo toccare questo tema con degli attori del territorio importanti. Quindi ci sono banche importanti, c'è il nostro Confidiunico che interviene questa sera, e vogliamo cercare di capire e di far capire sia al mondo finanziario la capacità e la forza di questo tessuto produttivo, ma vogliamo anche capire tra di noi per sapere cosa serve, cosa bisogna fare per poter rispondere ai numeri che le nuove direttive per quanto riguarda il credito porteranno avanti. C'è tutto il tema del PNRR su cui le piccole imprese rischiano di essere tagliate fuori. Ecco, questo è il tema con cui questa sera ci vogliamo confrontare per poter poi tirare delle conclusioni e cercare di dare delle dritte, dare delle possibilità appunto al nostro sistema imprenditoriale per poter appunto investire in maniera adeguata e avere i giusti incentivi per quanto riguarda appunto gli investimenti che andrà a fare e poter essere finanziati. Presidente, Confartigianato è in contatto stretto con gli operatori. Qual è l'umore che arriva dalla base, dagli operatori stessi? Allora, gli operatori sono molto preoccupati soprattutto per quello che succede in questo paese ormai da tanti anni. Noi abbiamo bisogno di un sistema paese che dia delle regole chiare e che possano essere poi seguite dalle imprese, al di là delle dimensioni imprenditoriali, perché è fondamentale che ci siano appunto delle regole che possano essere seguite in maniera corretta. Il problema che io individuo in questo momento da parte delle imprese è di non riuscire ad avere accesso al credito, perché mentre l'economia riflette una battuta dopo la pandemia e in questo momento una crisi che è quella dovuta alla guerra, con il rischio sempre più evidente dell'innalzamento dei tassi, della recessione economica, vedo che la difficoltà di rilascio del credito degli impieghi sta aumentando. E sta aumentando anche perché le regole europee stanno cercando e chiedendo alle banche di avere un atteggiamento ancora più severo rispetto alle garanzie e ai prestiti. Questo, secondo me, è profondamente sbagliato ed è in controtendenza a quanto in questo momento invece ci sarebbe bisogno. Si valuta, secondo me, male un territorio come il nostro, dove è fatto di microimpresa e dove la simmetria informativa tra l'imprenditore e l'intermediario finanziario una volta era gestito con la conoscenza del territorio. Mi pare che sempre di meno le banche interessi la conoscenza delle imprese e delle persone che stanno dietro all'impresa, e sempre di più c'è una valutazione rigida e molto spesso legata soltanto alle garanzie che dà lo Stato su quei crediti. Questo, secondo me, irrigidisce troppo il circolante nella nostra regione e sinceramente sono molto preoccupato per questo. Con questa iniziativa e con le tante iniziative che la Regione Marche mette in essere, è possibile aspirare a tenere, se non proprio alto, comunque buono l'umore dell'imprenditoria marchigiana? Noi abbiamo fatto tre misure che possono essere considerate a vantaggio del credito. Una, intanto abbiamo aumentato il patrimonio delle aziende dando un contributo a fondo perduto per la ricapitalizzazione, ed era la prima volta che succedeva. Poi con Confidi e l'altra Copfidi abbiamo fatto un finanziamento molto importante di conto interessi per abbattere i costi del credito e per favorire, diciamo così, le garanzie prestate dai nostri Confidi sul credito delle banche. Poi ovviamente lo Stato ha fatto molto di più con il medio credito centrale. Tuttavia
il rischio di irrigidimento delle concessioni è molto forte e anche tutte le iniziative che stiamo facendo, i due bandi che abbiamo aperto ieri, uno sulla diversificazione per scegliere nuovi mercati, per investire su nuovi mercati con temporary manager, export manager e anche quello per la digitalizzazione, sono dei bandi che sicuramente finanziano le imprese, strutturano un rafforzamento finanziario, però è inutile dire che le banche sono insostituibili e quando esse non svolgono in modo fluido la loro attività, non per volontà, ma perché comunque le regole europee non gli consentono di dare erogazione, questo crea quello che si chiama credit crunch, cioè la mancata cessione del credito. E purtroppo noi rischiamo tra pochi mesi di essere in quella situazione. Io non voglio essere profeta di sventura, ma credo che questo territorio debba essere servito non solo da garanzie, ma anche da un credito che viene dato sulla fiducia. C'è bisogno di fiducia verso i nostri imprenditori, c'è bisogno di farli sentire non sempre dalla parte del torto, ma di aiutarli a sviluppare le loro idee. Il credito è fondamentale, è importantissimo per le imprese, è importantissimo che gli istituti siano vicino alle imprese, soprattutto in questi momenti di difficoltà che abbiamo attraversato con la pandemia, ora li stiamo attraversando purtroppo con queste situazioni di guerra e dovevano essere momenti di ripartenza, stiamo vivendo un attimo di incertezza in queste ripartenze, per cui abbiamo il bisogno del massimo sostegno soprattutto nella parte del credito, perché alcune aziende stanno soffrendo, diciamo, questa situazione derivata dalla guerra, perché si stavano lavorando molto con il mercato russo e per cui ci aspettiamo, ecco, che ci sia una vicinanza come c'è sempre stata e necessita che ci sia ancora. Si è appena concluso il convegno, abbiamo ascoltato dalla viva voce dei protagonisti i temi che verranno portati avanti nei prossimi mesi per cercare di permettere alle aziende del nostro territorio di crescere e di continuare a fronteggiare questa successione di crisi che sta mettendo in difficoltà appunto tutto il comparto imprenditoriale del territorio.